Siamo dati Gesù e Maria. Sì. Fratelli e sorelle carissimi, il tema di questa terza domenica di Quaresima, il tema principale, è la legge di Dio. Nella prima lettura, come abbiamo ascoltato, ci presenta la formulazione vetero-testamentaria del Decalogo, così come data a Mosè, di cui fa eco lo splendido Salmo responsoriale, di cui leggerò qualche versetto per iniziare le considerazioni di oggi, e del quale poi Gesù nel Vangelo, con questo gesto un po' forte di cui abbiamo parlato nell'omelia della messa prefestiva ieri sera, non fa altro che specificarne un aspetto. Ecco, Gesù agisce per amore e per rispetto verso il luogo sacro, verso la casa di Dio, che è oggetto del primo, del secondo e del terzo comandamento, no? I tre comandamenti che specificano il nostro rapporto con il Signore, in cui entra anche il rispetto e la santità dovuta sia nel comportamento che nell'atteggiamento che noi abbiamo all'interno del luogo santo. Ora, la legge di Dio, sapete che il Decalogo, dicevano i santi, i maestri di spirito, Santa Teresa d'Avila in particolare, diceva queste cose: diventare santi, come dire, non è indispensabile, d'accordo? Anche se è altamente raccomandabile, perché se diventiamo santi, oltre che andare molto in alto in paradiso, vivremo una vita felice sulla terra. Però diceva, i 10 comandamenti sono uno spartiacque, perché il Signore vuole che siano osservati dai Suoi fedeli, perché è un cammino di vita necessario per ottenere la salvezza, perché i 10 comandamenti ci tengono lontano dal male oggettivo che il Signore attraverso questa rivelazione si è incaricato di farcelo conoscere, perché facciamo tutti quanti esperienza, penso che non difficilmente lo possiamo constatare o ammettere, che non è facile discernere sul bene e sul male. Non so chi di voi, ci metto dentro anch'io, è così sicuro quando agisce nella vita che sta veramente facendo bene. Quante volte nella nostra esistenza, innumerevoli, ci è capitato che pensavamo di fare bene e poi in un secondo momento ci siamo accorti che abbiamo fatto male, che quello che pensavamo essere buono, tanto buono non era, che quello che pensavamo essere vero, tanto vero non era. Allora, cosa ci ricorda il Salmo responsoriale, che è una parte bellissima del Salmo 18? Abbiamo ripetuto insieme: Signore, tu hai parole di vita eterna. E abbiamo inneggiato alla bellezza della legge di Dio con queste parole: la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima, ci fa stare tranquilli. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Quindi, perché il Signore ci parla e ci dice: figlio mio, stai attento, questo è il bene e questo è il male? Perché la nostra anima possa camminare tranquilla, quindi abbiamo un punto di riferimento sicuro, e perché dentro di noi possiamo avvertire quella gioia profonda che ci viene dalla consonanza oggettiva con il bene. Guardate, questa è una cosa molto molto profonda. La Chiesa ha sempre insegnato, sulla scorta dei 10 comandamenti, che il bene e il male sono due realtà oggettive. Cosa significa? Facciamo un esempio tratto dalla vita comune. Io posso pure pensare, scusate, che se mi mangio al posto dello zucchero, come feci io quando ero piccolo, che mia madre aveva messo il finish dentro il barattolo dello zucchero, io per sbaglio ho preso un cucchiaino, volevo mangiarmi un bel cucchiaino di zucchero, solo che dentro il barattolo dello zucchero c'era il finish. Ho preso questo cucchiaino, lo sono messo in bocca e ho rischiato di andare all'ospedale a fare una lavanda gastrica. Cioè, uno può anche dire: ma no, finisce come lo zucchero, che problema c'è? D'accordo? Per carità, una cosa di questo genere si può dire, però il problema è che il finish è finish e lo zucchero è zucchero. Se mi mangio il finish vado al creatore, se mi mangio lo zucchero prendo un po' di energia e forse se ho il diabete è meglio di no, ma non è che ci sono tutte quante queste controindicazioni, capite? Sono due realtà oggettive, capite? Io posso pure dire: ma la corrente, e che problema c'è? Io tocco tranquillamente un filo, scommetti che non succede niente, vai, dopo tutti i capelli dritti resti fulminato, d'accordo? Perché la corrente, se la tocchi, ti fulmina. Ecco, noi dobbiamo pensare che il bene e il male sono la stessa cosa. Cioè, come insegnava il caro San Giovanni Paolo II qualche anno fa, il grande San Giovanni Paolo II, cioè, se tu fai una cosa che è cattiva e tu dici: ma io non c'è niente di male, e sei interiormente certo che non c'è niente di male, perché non lo vedi il male che c'è, tu quella cosa la fai,
ma pur pensando che non fa niente di male, quella cosa in te e fuori di te produrrà male, produrrà non gioia ma tristezza, produrrà non pace ma turbamento, non starai bene. E siccome non lo sai che quella cosa è sbagliata, cominci a pensare: ma com'è che io sto così inquieto, sto così male, che ho fatto? Così non ho fatto niente, capito? Allora, per ovviare questo, Nostro Signore dice: figlio mio, sta attento, ci sono delle cose che apparentemente sembra che non c'è niente di male, ma stai attento che il male c'è. Domanda, io dico sempre ai ragazzi quando parlo con, o a catechismo o ai giovani quando ci stanno del post-cresima o un po' meno giovani del post-cresima, insomma, no? Dico, tu mi dici, fagli una cosa, secondo te, Nostro Signore, al Nostro Signore, che tu osservi o non osservi 10 comandamenti, se qualcuno sa rispondere alzi la mano, che gliene importa? Che gliene importa? Noi pensiamo che il Nostro Signore stia seduto come il maestro, no? Un registro di buoni e cattivi. Dunque vediamo questo nostro figliolo qui, primo comandamento l'ho osservato sempre, sì, bravo, secondo qualche volta no, due sganassoni, terzo qualche volta no, anzi molte volte no, cinque sganassoni. Pensiamo che sia questo, oppure pensiamo che il nostro non osservare i comandamenti cambi qualcosa alla perfetta felicità e gioia che Dio prova in se stesso? Penso che nessuno di noi sia così sciocco, no? Allora perché il Signore ce li propone? Ce li propone per noi perché sì, in effetti qualcosa cambia il Signore, nel senso che se noi stiamo lontano dal bene e quindi stiamo male, e qui chi è papà e chi è mamma ha delle armi in più per capirlo. Se Dio vede che un figlio sta male, secondo voi può essere contento? No. Quindi il motivo per cui sta male è l'amore che ha verso di noi. Perché se tu ti fai male, d'accordo? Dio, che ti vuole bene, non è contento. Ecco perché ti dice, figlio mio, sta attento. Ora, secondo problema. Oggi c'è un grosso problema. Diciamo la domenica che è tempo di votazioni. Cioè, secondo noi, la società in cui viviamo ha ancora tutti e 10 i valori del decalogo? Sì o no? Ce l'ha soltanto qualcuno? E manco tutti, secondo me. Ce l'ha tutti? Ah, sicuramente la società civile ancora vince, almeno a livello teorico, non rubare. Poi a livello pratico non lo so, d'accordo? Ma siamo così sicuri che ancora, per esempio, il comandamento non uccidere è tutelato nelle società civili? Secondo voi è tutelato al 100%? No, perché secondo la legge dello Stato cosa si può fare? Una cosa molto brutta, si può purtroppo abortire, cioè uccidere una vita umana innocente. Il quinto comandamento proibisce proprio di toccare la vita umana innocente. Recentemente purtroppo in Italia sono state fatte delle leggi in cui è possibile anticipare arbitrariamente il termine della vita, quindi anche un comandamento così grossolano, no? Voi sapete che le persone comuni dicono: ma io non faccio niente di male, non ho mai ammazzato, non l'ho mai rubato. Pure questo oggi è tutto da dimostrare. Figuriamoci altri comandamenti, per esempio il primo comandamento, ma sapete che gliene importa le leggi dello Stato? Non avrai altro Dio di fuori di me. Anzi, lo Stato oggi per antonomasia è laico, quindi ha scelto di non occuparsi del problema religioso, no? Voi sapete che io prima di diventare prete ho studiato la legge. Sapete che nel codice penale italiano, fino a qualche anno fa c'era il reato di bestemmia? Lo sapete? Lo sapevate che era un reato di bestemmia? Non si andava in galera, ma c'era la multa, era un reato. Già quando io studiavo il diritto penale, insomma, c'avevo molti capelli in più e molti chili in meno, tu leggevi il codice penale e sotto il reato di bestemmia trovavi scritto: questo articolo è stato abrogato dalla legge recente perché lo Stato è laico. Voi sapete che una volta nel codice penale esisteva il reato di adulterio. Era un reato un tempo, prima del primo degli anni 70. Dopo la legge sul divorzio è chiaro che l'adulterio non è più un reato e così via. Quindi qual è la difficoltà che oggi abbiamo? Noi abbiamo una cultura in cui viviamo che non coincide più con il decalogo. E quindi siamo a rischio, nel senso che possiamo fare tutta quanto una serie di cose considerandole normalissime, perché tutte le persone le considerano normali intorno a noi, ma che invece sono tutt'altro che normali dinanzi alla legge di Dio. Per esempio, no? Una cosa, il terzo comandamento, ricordare del giorno di sabato per santificarlo, che oggi è la domenica,
che ce ne importa la legge dello Stato? E non è che se una persona non va a messa alla domenica tu puoi dire questo è una cattiva persona, è un criminale, è una persona disonesta. Però sappiamo che davanti a Dio, se non siete il catechismo, mancare alla messa domenicale senza una grave necessità è peccato grave, si legge nel catechismo. Pensate al sesto comandamento, non ne parliamo, capite? L'argomento purezza, cioè oggi dopo la rivoluzione sessuale il problema è che è entrata nella coscienza anche comune di moltissime persone. Io ho lavorato tanto con i ragazzi quando ho potuto, no? La difficoltà oggi, un tempo i ragazzi dovevano semplicemente fare tanta fatica a vivere la purezza, ma oggi quei pochi che riescono a farlo devono prima fare un percorso in cui devono comprendere il discorso di Gesù sulla purezza della Chiesa, perché ordinariamente negli ambienti in cui stanno pensano che si tratti di una cosa perfettamente normale, cioè la società è andata avanti in questo modo, dopo la rivoluzione sessuale è diventato tutto quanto normale. Ora sono rimaste soltanto due cose che dobbiamo normalizzare, d'accordo? I divorziati, gli sposati e il problema dell'omosessualità. Poi abbiamo normalizzato tutto quanto, d'accordo? Se diciamo che va bene pure quello, è finito il discorso. Ma non è così, capite? Perché anche questi ultimi discorsi, perché la Chiesa ha sempre insegnato una cosa molto semplice, cioè il discorso sulla purezza dura 30 secondi. Che cosa insegna Gesù sull'amore umano? Insegna che la sessualità deve essere espressione di amore tra un uomo e una donna sigillato da un sacramento. Basta! Quindi tutto quello che non è amore tra un uomo e una donna e non è sigillato da un sacramento va contro il sesto comandamento. Poi, come dire, i dettagli, uno fa funzionare il cervello e ci arriva a fare l'elenco, capite? Questo rimane sempre dentro, capite? Però nella coscienza è chiaro che oggi ci troviamo dinanzi a uno scacco spaventoso, capite? Allora questa è una grande difficoltà. Allora per tutti noi, voi capite che è fondamentale in questo tempo, e qui il caro vescovo Crociata, prima di lui il vescovo Petrocchi, ce l'ho sempre raccomandava, riscoprire e formare bene la nostra coscienza cristiana. Perché se non siamo ben formati, corriamo il rischio di fare un sacco di sciocchezze senza renderci conto, capite? Perché pensiamo che sia tutto normale. Attenzione, il pensare che sia tutto normale, come dire, scusa in parte la nostra responsabilità davanti a Dio, però, ripeto, San Giovanni Paolo II non toglie che se tu fai quella cosa che non funziona, starai male, ti farai male, a te e intorno a te. Capite? Altrimenti il nostro Signore non si sarebbe, come dire, scomodato ad indicarci il cammino della vita. Quindi questo è un po' il messaggio di questa domenica, quindi lo lasciamo alla nostra considerazione. Concludo dandovi una bella notizia. Io ho avvisato ieri qualcuno, c'è una bellissima notizia che è arrivata ieri, io ho proprio fatto i salti di gioia. Da ieri la Chiesa Cattolica ha una nuova festa in onore della Madonna. Non so se l'avete sentita la notizia. Il Papa ha approvato un'iniziativa del Cardinal Sarà, prefetto della Congregazione per il Culto Divino, volta ad istituire una nuova festa in onore della Madonna. Il lunedì dopo Pentecoste sarà celebrata come memoria obbligatoria in tutta la Chiesa Cattolica la festa in onore di Maria Madre della Chiesa. È un titolo bellissimo, Maria Madre della Chiesa, il primo, diciamo così, a rilanciare la pubblica attenzione, anche se attivissimo fu Paolo VI, già beato, prossimo santo al termine del Concilio Vaticano II, e San Giovanni Paolo II mise Madre della Chiesa tra le litanie lauretane, Madre di Cristo, diciamo oggi, Madre della Chiesa, prega per noi. Non c'era ancora una festa. Il Papa ha voluto fondamentalmente sottolineare questo aspetto e come Maria Santissima, che è la Madre di Gesù, e come dire, congiuntamente, indissolubilmente, è divenuta la Madre vera anche di tutti i discepoli di Gesù. Abbiamo la grande gioia di poter pensare e considerare che, guardate che la Madonna vuole bene a ciascuno di noi come se fossimo un altro Gesù, con una maternità che è bellissima perché è l'espressione dell'amore della più bella e la più santa delle madri, ed efficace perché chi si rivolge a lei accogliendola come madre ottiene grazie e benedizione di ogni tipo. Abbiamo anche questo aspetto di particolare gioia in questa Santa Messa,
Ne ringraziamo il Signore e affidiamo a Maria Santissima la prosecuzione santa e feconda del nostro itinerario quaresimale. Siamo lodati Gesù e Maria.